Salve ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di Eric Calcio Show. Uh, oggi torniamo per parlare della partita Milan-Napoli, partita molto importante, fondamentale per la classifica, anche per la Corsa Champions League. Il Milan che è in seconda classifica, in Napoli, è, se, non, se non erro, è stato scavalcato proprio ieri dall'Atalanta, eh, è, è sesta in classifica. Un Napoli che è un po' messa male in, in crisi in questo momento con Rino Gattuso. Invece il Milan di Stefano Pioli pare che si sia un po' ripreso uh, dalle ultime partite per le ottime prestazioni che ha dato, soprattutto quella con la partita contro il Manchester United in Europa League. Uh, si affronteranno due squadre che mancano tanti giocatori, troppe assenze per il Milan, soprattutto per il Napoli per la fase difensiva. Perché oggi è arrivata un'altra una brutta notizia per la squadra partenopea di Rino Gattuso. Se è infortunato anche Ramani, un Napoli uh, senza, uh, senza difesa, con tante assenze pure, pure per loro. Anche il Milan avrà. Uh, alcune assenze, alcune sono state anche recuperate. Vediamo anche domani se Rebic e Romagnoli ce la faranno, ma ne dubito dalle parole che ha detto proprio il tecnico rossonero Stefano Pioli sarà molto difficile recuperarli per, uh, per la partita di domani. Anche se verranno recuperati, non penso che partiranno i eh, titolari sia Romagnoli e eh, Ante Rebic. Però, la, la buona notizia è quella del recupero di Teo Hernandez e soprattutto quella di Akan Cialanoglu. Due perni fondamentali per questo Milan, soprattutto per il terzino, eh, destro Teo Hernandez, che si è un po' Ha sentito la sua mancanza nelle due partite contro l'Ellas Verona e il Manchester United, anche se eh, dobbiamo dire, eh, da lot non ha eh, fatto mica male, anzi, ha dato delle ottime eh, prestazioni. Il Milan deve eh, vincere per continuare per, eh, per il suo traguardo, perché il suo obiettivo è quello proprio di qualificarsi per la UEFA Champions League, che manca eh, da molti anni. Deve Uh, continuare da, dai suoi risultati utili consecutivi dopo la vittoria con uh, la Roma il pareggio con l'Udinese e la vittoria uh, importante contro quella all'Elas Verona a Verona non era per niente facile vinceva la partita, il Milan ci è riuscito con tutte quelle assenze e deve ripetersi anche domani sera contro il Napoli di Rino Gattuso, non sarà facile uh, lo sappiamo tutti, giochiamo a, a, in casa nostra non si vince contro il Napoli in casa nostra dal 2014-2015 con Pippo Inzaghi mm, sono arrivate solo pareggi e sconfitte in campionato ricordiamo all'andata abbiamo vinto 3-1 grazie alla doppietta di Ibrahimovic e soprattutto quello di gol di che ha chiuso la partita finalmente il 3-1 è stata una, una bella partita il Milan che non vinceva da molti anni a Napoli è stato... Uh, una vittoria importantissima. Quella di domani sarà una partita eh, emozionante, eh, molto difficile, complicata per gli uomini di Stefano Pioli, eh, bisogna eh, essere concentrati domani, non dobbiamo pensare cosa farà l'Inter con il Torino, perché l'Inter giocherà prima del eh, Milan, ma il Milan deve solo concentrarsi alla partita e soprattutto per la corsa Champions, perché vincendo domani eh, allunga, allungherebbe Ancora molto di più dal Napoli che anche il Napoli lotta per, per la Champions League insieme con il Milan, Roma e Atalanta. L'Atalanta ha vinto ieri contro lo Spezia, il Milan deve rispondere alla grande ma anche il Napoli deve rispondere all'Atalanta perché se perdesse eh, l'Atalanta scappa eh, molto di più per la squadra di Rino Gattuso. Il Milan viene in questa partita uh, bene, concentrata, per quello che ha fatto vedere uh, giovedì scorso all'Old Trafford contro il Manchester United di Sch Schulzer, con tutte quelle assenze, ha, ha giocato molto bene. E bisogna uh, continuare in quella strada, anche senza Ibrahimovic, il Milan sta dimostrando di essere ancora gruppo continua a sorprendere tutti quanti e lo stiamo guardando eh, anche nei momenti difficili eh, la squadra di Pioli eh, riesce a uscirne eh, di di se stesso, ancora uscirne ancora di più dalle, dalle difficoltà e lo sta dimostrando e fanno fatti i complimenti a Pioli perché ha fatto un gruppo straordinario anche con nuovi arrivati eh, ad esempio con Tomori, Tomori si è subito uh, adeguato alla grande con il gruppo, ma anche con il piano tattico di Stefano Pioli e, e con Chier. Uh, uh, forma un'ottima difesa con tutto rispetto anche per Romagnoli, perché anche lui uh, 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 è un perno. Importante per la difesa del Milan, anche se nell'ultima ultime partite è un po' eh, in inca, calante. Il capitano, però, è sempre Romagnoli, eh? ricordiamo perché anche il giocatore della nazionale è il futuro ancora di questo Milan. però questo Tomori continua a sorprendere, continua a, a rubargli il posto da titolare a, al capitano Alessio Romagnoli. Cosa ci, beh, ci dobbiamo aspettare da questo Milan? Eh, dobbiamo aspettarci da, una, da un, atteggiamento, uh, un atteggiamento forte, entrare con la testa, con, uh, con l'atteggiamento giusto. Non bisogna sottovalutare il Napoli. Napoli è vero che uh, l'ultima partita, se non sbaglio, ha vinta contro il Bologna 3-1. È stato un brutto Napoli. Quella partita un po' vista, uh, non tutta però l'ho vista un po' eh, Napoli non ha giocato bene però la partita se l'ha portata, portata a casa eh, è una squadra che mh, difende uh, non è che fa il pull ma diciamo, però mh, è una squadra che non gioca un bel calcio, diciamo eh, eh, lo sappiamo come sono le squadre di Rino Gattuso, ma lo so soprattutto io, tifoso del Milan che l'ho avuto da allenatore come gioca Gattuso anche con le partite sporche eh, ries riescono uh, soprattutto a uh, vincere. Uh, hanno recuperato Mertens, hanno recuperato o Ozyman, però perdono pezzi, pezzi indietro, uh, fondamentali. Uh, di Culibali, uh, Ramani, uh, Manolas. Non so se ci, se ci sarà o se si è recuperato. La squadra è un po' a pezzi come il Milan, sono due squadre che dall'inizio anno continuano a perdere giocatori per infortunio, per il Covid, è una stagione così quest'anno, lo sappiamo tutti, per il periodo che stiamo vivendo in tutta, in tutta Italia, però non, non bisogna trovare scuse, lo ha, ha insegnato il Milan che con tutte quelle assenze la squadra ha tirato, ha fatto uscire fuori il meglio di se stesso andando uh, al 100% in campo e lo ha dimostrato Pioli ma soprattutto i suoi, i gioca i suoi giocatori e senza, senza trovare scuse sono andati avanti e, e sono lì per meriti per meriti nostri, per meriti loro perché i Milan vanno uh, uh, fatti veramente complimenti per quello che stanno facendo si trovano secondi non per caso ma perché c'è stato un progetto serio, un percorso che è iniziato con Pioli da, già dalla scorsa stagione? Si, si parlava di Rannic. Pioli, comunque, anche se uscivano i nomi di Rannic, ha continuato per la sua strada e infatti eh, si è presa la sua conferma sulla panchina rossonera. Per i suoi complimenti, per quello, eh, per quello che ha fatto e creato per questo Milan. E, e vanno fatti veramente gli applausi a questo tecnico che nessuno non si aspettava e nessuno ci credeva e Pioli si, eh, ha pienamente la parte della società che gli ha dato fiducia e conferma per quello lavoro svolto che ha fatto finora con il Milan è, ancora, è lì in zona Champions è lì che possiamo dire ancora a, a lottare per per lo sudetto perché non è ancora finita mancano ancora un paio di giornate eh, il Milan è a meno 6 eh, eh, dobbiamo pensare però una partita alla volta l'obiettivo è sempre stato la Champions League però quando sei lì perché non provarci poi nel calcio mai direi mai l'obiettivo è sempre stato la Champions è sempre è sempre stato dichiarato dalla società poi eh, ci siamo trovati lì non per pu puro caso ma diciamo eh, ci siamo trovati lì perché la squadra ci ha creduto. Uh, la squadra, eh, quando entrava in campo, entrava per vincere la partita, non entrava per sconfitto. Il Milan, co cosa si cosa sono detti, ragazzi? I ragazzi hanno detto: ragazzi: cioè, non solo i ragazzi, ma anche uh, l'allenatore, la società ha detto: Noi il nostro obiettivo è la Champions. Entriamo per, per, entrare, per vincere tutte le partite, non diciamo tutte, però entrare con la mentalità. Giusta vincendole, e poi vediamo dove saremo e dove ci, eh, ci concluderemo. E Milan in questo momento è lì, si gioca le sue carte. La partita di domani è fondamentale perché potresti eh, non chiuderli finalmente, però, potresti allungare eh, alle squadre concorrenti per la, la qualificazione Champions, quest'anno è l'anno, diciamo è l'anno buono. Non bisogna fallire eh, perché se falliamo. Abbiamo buttato tutto quello che abbiamo fatto prima e non, non bisogna dimenticarlo. Da dove, da dove siamo partiti? Perché eh, c'è stato un percorso fatto buono per quello che abbiamo creato tutti insieme. Quest'anno è pe un peccato che non ci siano i tifosi allo stadio perché forse eh, sarebbe stato un vantaggio in più per, per la squadra avere i tifosi. Ma loro stanno dando il massimo, stanno sudando la maglia del Milan e lo stanno facendo soprattutto per tutti noi tifosi che non siamo allo stadio. E ricordiamo che siamo ancora in piena uh, lotta per vincere ancora l'Europa League. L'Europa League è un obiettivo e Milan la sta onorando. Siamo un passo alla qualificazione, un mezzo un piede e mezzo dentro ai quarti perché basterebbe un 0-0 al ritorno per qualificarti perché abbiamo fatto 1-1 al ritorno in fuori casa e vale il gol trasferta ricordiamolo sempre eh. e il Milan deve continuare dobbiamo continuare così eh, concentrati non sarà facile domani sera non sarà facile lo sappiamo tutti eh, Napoli eh, eh, vuole vuole continuare perché è fuori dalla Zona Champions. Non so quanti punti perché l'Antalanta ieri ha vinto. Vado un attimo a controllare la classifica. Scusate, perché Napoli eh, sono o è a meno 6 al quarto posto, adesso lo vado anche a guardare perché è, è importante Vedere anche la classifica seria classifica. L'Atalanta ha giocato ieri, è andato a 52. La, il Napoli è a 47. Perché se vincesse il Napoli, tutto si riapre. Anche se eh, perché la Lazio è a 46 ha vinto, però tutto si riapre. E per questo dico: uh, è importante vincere. Perché se Napoli vince va a 50, e la Roma si vince va a 53, E il Milan a 56. E eh, Milan si deve guardare anche sotto. Non dobbiamo guardare l'Inter. Non pensiamo cosa fa l'Inter col Torino. Vediamo. Vediamo dietro, guardiamoci dietro perché c'è la Juventus. Ricordiamo, la Juventus che è lì e deve giocare. Uh, uh, hanno anche una partita in meno che recupereranno ad aprile. È stata uh, spostata la partita uh, Juventus-Napoli che doveva giocarsela già questo mercoledì, ma poi è stato spostato ancora. E c'è l'Atalanta che ha 52 che ha giocato, ha vinto ieri. E occhio perché la Roma uh, deve giocare anche in Napoli. E Napoli ha una partita in meno. E domani bisogna. Diciamo, dobbiamo vincere, bisogna vincere. Non bisogna sbagliare, anche con tutte quelle assenze. Lo so, manca Ibra, eh, manca Bannanister. Però la squadra eh, ha dimostrato con tutte quelle assenze. Che se la può giocare con chiunque. E l'abbiamo visto a Manchester. Anche al Manchester mancava dei giocatori. Però il Manchester è sempre il Manchester. È un'ottima squadra e Milan ha dimostrato con tutte quelle assenze avute senza attacco eh, senza Cianoglu eh, senza Benasser senza Theo Hernandez ha dimostrato di essere squadra un gruppo unito e dobbiamo dimostrarlo anche domani sera con Napoli bisogna vincerlo la partita un pareggio diciamo non servirebbe non servirebbe a niente vincendo a lunghi di più al Napoli lascia il Napoli giù Deve sperare anche mm, Anche perché Napoli si, se, perché dopo Napoli se fai caso se Napoli vincesse con la Juventus però la partita è di, di aprile si giocherà. Però tu vai a 59 e lasci Napoli a 47 e sono 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 56, 57, 58, 59. Lasci Napoli a meno 12. Ma se perdi ti trovi Napoli a meno 6. Sono. Aspetta, 59. Sono meno 2. Lasci Lo state capendo perché adesso siamo a meno 9. E tutto si ca cambierebbe se, se Napoli battesse il Milan. Però noi non dobbiamo avere paura di questa squadra. Ce la possiamo giocarsela. Possiamo vincere la partita se giochiamo come sappiamo fare. Noi siamo il Milan, dobbiamo dimostrare di essere squadra, di essere competitivi anche senza giocatori importanti come Ibrahimovic, come Benasser, alcuni sono recuperati come Ciananoglo, eh, Teo Hernandez, Romagnoli eh, e Rebic. Vedremo domani. Settimana prossima ritorneranno Ibra e Benassar. Se tutto va bene, vedremo. È tutto nelle nostre mani la qualificazione Champions League. Ce lo dobbiamo ricordare: è tutto nelle nostre mani. Non possiamo fallire minimamente domani sera perché eh, se perdi, si riapre tutto la corsa Champions. E forse. L'Inter potrebbe anche chiudere la corsa a scudetto, però noi non, non dobbiamo pensare all'Inter. Perché l'Inter tanto è più forte di noi, però non ci dobbiamo guardarci dietro. Poi, se siamo secondi ancora ne parleremo ad aprile. In questo momento pensiamo alla Champions League. Perché quello è l'obiettivo numero uno dichiarato già all'inizio stagione. Adesso andiamo anche a analizzare le parole di, del nostro tecnico Stefano Pioli che ha parlato in conferenza stampa. Adesso le vado, lo vado a cercare, lo vado a cercare dal telefono. Le parole del tecnico Rossonero. Penso. due ore fa eh, due ore fa ha parlato Pioli spero che l'ho trovata che sia questa la no, mezza stampa domanda fare una, una prima domanda che l'ho trovata prima domanda Strana, una domanda strana, però, vabbè. Sulla foto in spogliatoio sotto la pioggia con lo Rio Ave. Sul su, spogliatoio del Milan c'è una foto sotto la pioggia con lo Rio Ave che l'ultimo rigore battuto dicevano: ongo, ci sono uh, i giocatori e la squadra che si abbracciano. Pioli uh, risponde: È la scintilla che il Milan deve, deve sempre avere. Durante una stagione, ci sono difficoltà Che da affrontare e superare che il Milan li ha, li ha affrontati e in certi momenti li ha superati con tutte quelle assenze avute eh. ricordiamo che il Milan è da inizio stagione che manca sempre mezza squadra per troppi infortuni qualche, a qualche giocatore anche per il covid però di più per infortuni poi continua Pioli dicendo tutte quelle che abbiamo affrontato ci hanno aiutato a capire quanto serve essere una squadra e sono d'accordo aiutarci e stimolarci quella foto c'è, perché è stata una serata particolare. E ci serve per capire cosa abbiamo superato per arrivare dove siamo ora. Sono, e sono d'accordo con Pioli. Perché quelle, eh, abbiamo, abbiamo superato ogni momento di difficoltà. E tutte quelle difficoltà che abbiamo superato, siamo lì in secondo, seconda classifica. E, e vanno fatti complimenti alle ragazze, perché sono andati oltre al limite e nessuno se lo aspettava, ma anche noi tifosi del Milan no, non ce lo aspettavamo che il Milan, anche con tutte quelle assenze, era squadra, era squadra e squadra e che si rialza. Tutti ci dicevano dopo le due sconfitte con lo Spezia e con l'Inter, è finita, il Milan è morto, non c'è più il Milan, è finita la benzina, invece no. Abbiamo subito smentito, abbiamo vinto contro la Roma, contro la Roma. C'è stato un blackout con l'Udinese ma poi c'è stato subito la, la risposta contro l'Ellas e col Manchester United e domani bisogna vedere un'altra risposta della squadra contro il Napoli bisogna uh, continuare a crederci fino in fondo poi continua con la pronte stampa i pioli le sue dichiarazioni domanda sul Napoli Pioli risponde è una squadra che gioca un bel calcio beh bel calcio qua non sono d'accordo non, non è che il Napoli gioca un bel calcio però vabbè con qualità e che, e che ha passato un momento delicato quello che stavo dicendo io che ha avuto uh, infortuni come il Milan so che loro non sono mai rialzati rispetto a noi loro hanno sempre avuto una difficoltà e non sono, non sono stati squadra rispetto a noi, diciamo il Napoli. E mi dispiace per Rino perché Rino è uno che gruppo lo sa fare. Il problema è che il Napoli ha un problema psicologico rispetto al Milan. Poi eh, Pioli risponde: Si è compattata col proprio allenatore che sta facendo un buon lavoro. Sì, in questo momento nelle ultime partite, forse sì si è, si è un po' compattata. Si è vista la partita con l'Ellas, però nelle partite precedenti non era così. Perché, ogni volta che Cattuso perdeva, c'era sempre eh, sul giornale, ma anche da, da altre, tutte le parti, Cattuso rischia, arriva Sarri. C'era sempre eh, quest, questa notizia: Cattuso rischia l'esonero, arriva Sarri, Cattuso rischia, è sempre così. E, e mi dispiace per Rino perché, perché, per me, è un ottimo allenatore, può fare ancora di più. Poi Pioli dice: Ci aspetta una partita complicata. E eh, quello che ho detto anch'io. Sugli infortunati, Pioli parla delle, eh, sugli infortunati che abbiamo, dicendo: Gli agacciati di Manchester sono Romagnoli e Calabria. Ah è vero: si è infortunato anche Calabria contro il Manchester United, eh, è a rischio anche lui domani. Infatti, Pioli risponde: Romagnoli si è allenato in gruppo, ma ha ancora qualche problema. Diciderò domani mattina. Infatti, come quello che ho detto io, vedremo domani cosa deciderà. Eh, Pioli su Romagnoli loro, eh, loro sono in dubbio Sia Romagnoli e Calabria Poi recupereremo Teo Cianoglu e Rebic Ah Rebic è stato recuperato. No, io pensavo avevo letto prima Che anche era lui in dubbio Però è stato recuperato Rebic Ma non partirà dalla panchina Perché eh, se state leggendo le probabili informazioni Sono queste le probabili informazioni Poi domani potrebbe anche cambiare eh. Mentre per Mandzukic e Ibra Benasser Aspettiamo settimana prossima Quello che ho detto anch'io prima Per Ibra Benasser aspettiamo settimana prossima Anche per Mario Mandzukic Poi gli eh, fanno una domanda Si prende in considerazione che le riserve stanno facendo bene Pioli Risponde Certo le condizioni psicofisica Durante una nata così impegnativa Può scendere e salire Il mio obiettivo è preparare la squadra Domani sceglierò chi sta meglio fisicamente e mentalmente. Sono pienamente d'accordo col tempo. È quello che ho anche detto io, cioè che la squadra, anche quella riserve serve, eh, dà il meglio, fa uscire il, il suo. Il Milan è squadra, ragazzi. Continua a sorprendere tutti e lo sappiamo. Poi, domanda eh, la prossima: quanto il suo lavoro ha un componente psicologica? Pioli risponde. Penso che quest'anno ci siamo rilassati una sola volta alla Spezia. Infatti è stata la peggior partita del Milan contro lo Spezia. Non abbiamo fatto manco un tiro in porta, pensate voi. Pioli poi continua dicendo: "Nelle altre non è mai mancato di spirito". Poi ci sta che alcune partite non si possono giocare al meglio. Ho un gruppo forte e di ragazzi disponibili. Che hanno capito che se giochiamo da squadra possiamo diventare davvero forti. E c'è ragione L'abbiamo lo, lo dimostrato a Manchester L'abbiamo dimostrato a Roma Ma anche nelle scorse partite quando eravamo primi Cioè il Milan se è Squadra Può far paura Chiunque Non bisogna sottovalutare il Milan Lo ha detto pure Juric Che è onesto Un grandissimo allenatore Juric È un buon allenatore ma anche onesto L'ha detto Perché fatto, gli avevano fatto una domanda Ma ha sottovalutato il Milan Lui dicendo Guardate ragazzi, non, eh, il Milan non si può sottovalutare. È, è, è una bestemmia dire che eh, il Milan l'abbiamo sottovalutato. Il Milan è una grande squadra, ha detto eh, proprio Ivan Juric all'antologia della Sverona. Poi continuiamo. Se la corsa a scudetto è ancora aperta, gli fanno questa domanda per lo scudetto. Pioli dice, il Milan si deve focalizzare sulle proprie partite e soprattutto su domani. È un periodo importantissimo per noi, la più importante però è domani. Mancano 12 partite, non si possono fare conti, dobbiamo pensare a vincere tutte le partite da qui alla fine. Loro sono forti e anche l'andata ci hanno creato difficoltà, le posizioni sono tutte da decidere. Pioli parla anche per la Corsa Champions perché Milano non può guardare solo davanti per l'Inter. E mia, si deve guardarsi anche indietro, perché la partita di domani è, è molto fondamentale, quello che ho detto anch'io. Perché domani si reciterà tutto. Non è che si reciterà tutto. Però, se Napoli vince, si riapre tutto. E forse, anche se l'Inter non perde, se l'Inter perde, forse si riapre anche la corsa a scudetto. Perché se Napoli, Napoli va a 50, cioè, mancano ancora 12 giornate. Il cammino è ancora lungo. Pensiamo partita per partita, poi domanda sul, uh, sull'intensità ritrovata. Pioli risponde: Abbiamo dovuto lavorare tanto, l'intensità è prima mentale e poi fisica. Nelle ultime partite siamo stati sempre attivi. È il nostro modo di giocare è molto impegnativo e per molti è la prima volta che si gioca ogni tre giorni. Infatti, per, uh, per Tomori, per me e te è la prima volta. Siamo stati bravi a rivedere alcune situazioni. L'intensità deve esserci se vogliamo rimanere a questi livelli. Poi, la, la prossima domanda che gli hanno fatto Pioli, come ha fatto a risolvere la squadra? Mi ricordiamo che il Milan dopo le due sconfitte sembrava che era morto, finito. Pioli risponde, Col lavoro e la convinzione delle nostre qualità, non possono essere due o tre partite. A far dimenticare a una squadra come si gioca e come si sta in campo, siamo stati la sorpresa del 2020 e c'è ragione, si trattava solo di rivedere alcune situazioni ed essere più compatti. Poi, se domani bisogna aspettarsi un milan aggressivo, Pioli eh, dice: Si fa un po' confusione sull'aggressività. Noi dobbiamo esserlo, ma alti e bassi, cambia poco. Dobbiamo giocare con ritmo, ma non, solo hanno gli, eh, non, ma non solo quando la hanno gli avversari, ma anche quando l'abbiamo noi. Movimenti continui. Se vogliamo puntare a un campionato di vertice, dobbiamo migliorare i nostri risultati casalinghi. E qua c'è ragione Pioli, perché il Milan in fuori casa ha una, una media superiore rispetto a quello in casa. In quello in casa. Facciamo fatica a vincere Invece in fuori casa il Milan non perde dall'anno scorso Quest'anno in casa abbiamo perso solamente No aspetta ho detto una minchiata Perché abbiamo perso uno lo Spezia in trasferta Però in casa eh, facciamo veramente fatica E ci sono più pareggi che vittorie in casa E infatti Pioli fa bene a dire Dobbiamo migliorare i nostri risultati casa Link, in, casa, in casa nostra Poi dal mina di Ibra a quello di Pioli Ibra è il nostro faro, ma il Milan è dipendente dal proprio gioco. I leader sono tanti: Ibra è indiscutibilmente il nostro faro. E ci auguriamo che Ibra possa ritornare eh, subito perché è fondamentale per questo Milan, anche se il Milan dimostra di giocare bene, anche senza il suo leader, Slatan Ibrahimovic, e lo sta dimostrando anche nelle ultime partite. L'abbiamo visto con la Roma, quando è uscito Ibra, e Milan ha trovato il gol del vantaggio 2-1. L'abbiamo visto contro il Manchester United, l'abbiamo visto con la Verona. E il Mian, anche senza Ibra, eh, dimostra di essere compatto. Se la proprietà ha fatto particolari complimenti, Pioli eh, dice: La proprietà ci è sempre molto vicina. Si, si complimenta per ogni vittoria, giovedì è stata una buona prestazione. Ma la qualificazione è ancora aperta. E c'è ragione. C'è ancora da giocarsi il ritorno con il Manchester United. Pensiamo a domani. Poi penseremo a giovedì. Poi domanda sulle AO. Uh, credo che io debba sempre proteggere i miei giocatori. E fa bene Pioli perché lui è tecnico. Noi siamo tifosi Possiamo essere d'accordo e non d'accordo. Anche se le l'ultima partita ci ha fatto un po' arrabbiare. Però le ultime. Uh, da, dal massimo Anche non nel suo ruolo Perché diciamo la verità Leao non è la prima punta ragazzi Leao è più una seconda punta O esterno d'attacco Quando gioca da esterno d'attacco Leao è un altro giocatore Rispetto da prima punta Fidatevi È la, è la verità eh. Infatti Pioli dice Soprattutto quando vedo atteggiamenti E comportamenti di disponibilità Sacrificio e lavoro Per quello che, che ho detto io Che lui gioca da prima punta E da prima punta lui dà disponibilità all'allenatore di giocare in quella posizione e dà anche sacrificio anche se qualche volta fa degli errori ma è normale, è giovane tutti fanno degli errori nella vita poi forse lo scorso anno non sapeva stare bene nella partita ma è cresciuto tanto ha, gio ha giocato importante ha giocato importanti e quando non, non le fa è giusto lamentarsi e qua. E qua è, lì, è lì che mi lamento io quando, quando ha la palla quando, lo, quando la deve passare non la passa, quando non la deve passare deve tirare la passa, è lì che forse mi fa un po' incavolare Leao rispetto alle altre cose, è lì che deve un po' anche migliorare, è giovane e ha un uh, margine di miglioramento questo, questo ragazzo 21enne portoghese. Arrivera, e Poi continua dicendo: Arriverà il gol, ma sta lavorando bene per la squadra. A volte spreca energie scattando in profondità quando non può, non può essere servito. Poi domanda su Meite: anche Meite ci sta sorprendendo. Tutti eh, è arrivato come una riserva, però quando gioca da titolare continua a sorprendere. Ci ha sorpreso il suo arrivo dal Torino, dal Torino era una riserva. Arriva al Milan e sta diventando quasi un, un titolare perché in alcune partite ha soffiato la titolarità di Tonali. Che Tonali è, è lui il vice Benasser, o il vice che sì E Meite quando anche, anche Tonali è stato uh, sfortunato nelle partite per infortunio, però quando Maitre è, è, è disponibile, dà il suo contributo. E, contro il Manchester. È stato uno dei migliori al centrocampo insieme a che sì. E sono molto contento, ma sono contento per lo spirito di squadra che abbiamo. Sono contento veramente perché quest'anno io credo che sia l'anno nostro. Che in Champions ce la possiamo fare. Però è tutto nelle nostre mani. Non possiamo sprecare questa occasione. stiamo parlando di me che Pioli parla dicendo è cresciuto tanto quello che ho detto io. È arrivato da un modo di giocare completamente diverso. Giocava a ritmi inferiori. È stato bravo. Tonali ha rifiutato ultimamente. Ha no, rifiutato ultimamente. Poi deciderò, me deciderò meglio chi far giocare o Mete o Tonali. Poi sugli esterni destri sotto tono. Pioli dice: Non è un problema fisico. Credo che a Verona abbiano fatto entrambi una buona prestazione. Muovendosi bene. Sono tutti e due giocatori che, che sta, stanno dando una, un buon contributo. Possono fare ancora meglio. Le partite contano, arrivano adesso. Se non faremo bene, ora ci, ci dimenticheremo di quanto buono fatto ora. E viceversa. Poi su che sì e sulle eredità di Chettuso. Su che sì, ne ho parlato ieri, ma visto che ha visto la live ieri, su che sì, eh, è impressionante. Eh, Pioli dice, credo che i meriti siano tutti di Frank. Ha avuto un'applicazione giornaliera. Non so se in passato l'aveva. Frank, oltre che tecnicamente e fisicamente, è mentalmente molto forte. Nella sua crescita c'è molto del suo, può giocare in ogni ruolo ha fatto anche il trequartista, ha una presenza in campo importante. La stessa cosa che ho detto io ieri quando ho analizzato la partita contro il Manchester United. Siamo nello stesso parere io e Pioli. Deve continuare all'età giusta per crescere ancora e migliorare. Sta facendo prestazioni di altissimo livello. Gattuso aveva fatto un ottimo lavoro qui però poi c'era stato un altro allenatore e quindi è difficile capire cosa ha lasciato dall'altro allenatore si sta, di, eh, si sta riferendo a Giampaolo con Giampaolo che sì, non era il che sì che avevamo visto con Gattuso e con Pioli lo abbiamo ritrovato anzi è ancora migliorato di più è diventato forte, è un giocatore importante per la sua famiglia è impressionante questo giocatore il suo valore di cartellino è alzato, ragazzi. E, e quest'anno sta dando tanto il massimo. Non ha mai saltato una partita se, se solo per squalifica. È sempre stato titolare. Quando mancava un giocatore, lui eh, giocava in qualsiasi, in qualsiasi ruolo. Giocava centrocampista, terzino, difensore, mezzala, regista all'esterno d'attacco, prima punta, trequartista. Eh, che sì, non ci, so non ci sono parole. Uh, da aggiungere per questo fantastico centrocampista che abbiamo nelle nostre mani, Frank, che sì, e spero che possa rimanere a lungo. E oggi è uscita la notizia anche su che sì, che ci stanno parlando per il prolungamento del contratto per tre anni fino al 2026. Mamma mia. Non ha, non, ha, non ha un contratto in scadenza, però lo vogliono prolungare ancora di più fino al 2026. Lui ha ancora, non se so, non erro, ehm, fino al 2023 il contratto e vogliono prolungarli per altri tre anni. Cioè, eh, che sì, si... no, con chi lo sostituisci? Che sì, con chi. E poi un'altra domanda su che sì Gli fanno Cosa la spinta ad alzare che sì E se si può rivedere Pioli dice Diaz aveva fatto una buona gara Ma aveva speso tanto Si sta riferendo la partita contro il Manchester Se verrà dare ancora pressione Dovevamo rimontare e avere un giocatore Con una buona sta stazza Che potesse anche nere qualche palone Poteva essere utile e era, eh, Sta parlando di Frank che sì. Poi domanda se domani sarà simile a Verona. Pioli eh, risponde: Sono squadre molto diverse. E eh, c'ha ragione: sono due squadre diverse che giocano completamente l'opposto del calcio. Hanno modi di approcciare e interpretare la gara diversi, come ho detto io. però hanno difensori alti e attaccanti veloci davanti. Poi l'ultima domanda che gli fanno è sui passaggi veloci. Pioli eh, risponde e soprattutto mentale se vuoi giocare con un ritmo palla deve viaggiare veloce prima giocavamo con la palla troppo lenta poi diventa difficile rompere le loro posizioni e trovare spazi è importante dare ritmo queste sono state le dichiarazioni di Pioli per la partita di domani contro il Napoli noi tifosi del Milan ci aspettiamo che la squadra possa Uh, entrare con la mentalità giusta in campo e dare continuità nelle ultime partite che ha dimostrato, ci auguriamo di portare a casa la vittoria è fondamentale vincere per la classifica e per la corsa Champions League come state leggendo le proprie formazioni sono queste, le mie le che stanno uh, trascorrendo giù, proprie formazioni io le leggo, 4-2-3-1 in porta a Donnarumma, difesa a 4 Dalot, Chier, Tomori e Hernandez, centrocampo, tonali e che Poi, Senemekers, eh, Shalanonglu, Krunic, l'unica punta, Raffaele Leau. Questa è la probabile formazione del Milan, Vedremo domani se Pioli cambierà eh, all'improvviso la formazione, se metterà Rebic o Mete o forse Calulo a da Lot, non lo so, vedremo, però in questo momento sono queste le probabili informazioni del Milan per la partita di domani sera. La live eh, finisce qui, la pubblicherò anche su YouTube, andatela a vedere, mettete mi piace, eh, e anche, dico ancora di YouTube, venite a seguirmi anche su Twitch, perché ho anche il canale su Twitch, eh, e ringrazio eh, chi eh, l'ha vista, eh, la pubblicherò anche su Twitch, la live, la andate a anche, recuperare anche lì dove volete, YouTube. Twitch, seguitemi anche sui social su Instagram eh, mi farebbe piacere anche tantissimo e ringrazio tutti, ci vediamo alla prossima e forza Milan e speriamo bene domani, ciao a tutti